In una pentola metto la cipolla tritata. Aggiungo le carote. Accendo il fuoco, faccio scaldare un attimino e aggiungo mezzo bicchiere di vino. Dopodiché aggiungo ancora il dado. Aggiungo ancora due bicchieri d'acqua. Come vedete, olio non ne metto, uso vino e acqua per cuocere. Rimetto il coperchio, faccio cuocere ancora per una decina di minuti. Nel frattempo tagliate i peperoni, ne metto una piccola parte insieme alle carote e alla cipolla. Gli altri li tengo da parte nel frattempo, rimetto il coperchio e faccio cuocere ancora per un quarto d'ora. Praticamente devono venire ben cotti perché poi li passerò in un contenitore e col mini pinner li andrò a ridurre in una poltiglia. Ora rimetto il tutto nella pentola. Io ho usato la pentola di prima, così sporco meno pentole. E ci metto i peperoni che avevo lasciato da parte. Io ne ho messi 3 peperoni, però potete mettere la quantità che volete, dipende. Mischiate bene. Ora metto ancora mezzo bicchiere di vino, accendo il fuoco e lo porto a cottura. Ci andranno circa un quarto d'ora, controllate benissimo benissimo la cottura. Aggiungo ancora il dado, il sale e rimetto il coperchio. Ogni tanto controllo e la lascio cuocere così circa una quindicina di minuti. Nel frattempo peso la pasta, bastano 80 grammi. Il sugo è quasi pronto, la pasta è quasi pronta. In questo modo potete fare il sugo che vi piace con qualsiasi verdura senza aggiungere olio. Vi assicuro che è davvero squisita. Un like se vi è piaciuto il video, mi raccomando. Con lo stesso sistema di cottura ho fatto il risotto al pomodoro, che è questo. Gli spaghetti ai frutti di mare. Ho fatto anche il passato di verdura con i crostini. E le penne ai funghi. Grazie per aver guardato il video, ciao e alla prossima, ciao ciao!